La Banca degli Occhi di Fabriano compie 20 anni, un'occasione per festeggiare l'importante traguardo raggiunto, i risultati ottenuti, ma soprattutto per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione. Questa mattina abbiamo deciso di percorrere con convegni la diffusione, con manifesti da affiggere anche nelle scuole, per produrre appunto una comunicazione più efficace. In seconda analisi metteremo nel piano sociosanitario, che è in via di predisposizione, un apposito capitolo affinché la banca delle corna possa essere allargata anche alla banca dei tessuti. Voglio ricordare che c'è una sola banca a Treviso in materia, e quella di Fabriano rappresenta appunto un unicum a livello nazionale, che per questa ragione costituisce un vero orgoglio per tutta la sanità delle Marche e non solo. Voglio anche ricordare che quest'anno sono stati fatti 91 trapianti a Torrette di organi, e anche su questo punto le Marche sono in testa a livello nazionale di questa specialissima classifica. Bisogna che i cittadini capiscano qual è l'importanza della donazione. La donazione di tessuto non è salvavita, però migliora la qualità della vita. Perciò i tessuti vengono sottoposti a delle accurate verifiche e c'è un'alta percentuale di scarto. I tessuti che risultano idonei, per fare un esempio, per le corne solamente diciamo un 40%, un 35% dei tessuti risultano idonei. Ecco, questi tessuti quindi vanno selezionati su un bacino, quindi più donatori abbiamo, più possibilità abbiamo di andare a soddisfare quella che è la nostra lista d'attesa. Noi ogni anno abbiamo un fabbisogno che è di circa 160 unità, quindi voi capite che avremo bisogno, con queste percentuali di scarto, di almeno 600 tessuti donati. Invito alla donazione anche da chi ha potuto beneficiarne. Un grandissimo gesto di cura, di amore, di coraggio, nonostante in quel momento i familiari della persona purtroppo defunta sono in un momento molto delicato, dando la possibilità, permettono ad altri come me, a ragazzi giovani di 20 anni, di avere la possibilità di vedere e quindi avere una vita poi normale. Il cammino prosegue e all'orizzonte, per la Banca degli Occhi di Fabriano, ci sono importanti traguardi. La Banca degli Occhi è nata come appunto struttura unica per la raccolta delle corne, ma il know-how tecnologico e la preparazione è tale per cui il nostro obiettivo per il prossimo anno è quello di partire e far diventare la Banca degli Occhi una Banca degli Occhi e dei tessuti. È un'ambizione, è un'idea che coltiviamo da tempo e che sicuramente troverà il prossimo anno una realizzazione, almeno come progetto iniziale.